Alleluia, alleluia, gloria al tuo santissimo nome. Anche questa sera siamo qui, Signore. Alleluia, nella tua casa, Signore, nonché che la nostra casa, dove tu, Signore, ci raduni, dove tu ci ammaestri, Signore, ci istruisci su tutte le cose, gloria al tuo nome, alleluia, e quindi fai di tutto per renderci perfetti come tu sei perfetto in ogni cosa, così come la tua creazione è perfetta, alleluia. Ogni cosa perfetta e buona ai tuoi occhi e al tuo cuore, gloria al tuo nome, alleluia, quindi siamo qui per lodarti, per ringraziarti per tutto quello che hai fatto fino a questo momento e che continuerai per certo a fare. Alleluia, gloria al tuo nome per ognuno di noi. Quindi accetta questo sacrificio di lode che ti offriamo. Alleluia, perché te lo offriamo dal cuore, da un cuore sincero. Alleluia, gloria al tuo nome, lo offriamo a te come soave profumo e a Gesù con te benedetto da noi in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Per grazia ci ha salvati dal mondo e dal peccato, dice il coro di questo cantico, alleluia, quindi per grazia ci ha salvati dal mondo e dal peccato, ci ha amati essendo miseri e soli in povertà, ci ha visto tanto deboli, alleluia, e ci ha fatto carità. Umanamente parlando, il Signore, quello che ha fatto il Signore per noi, lo ha fatto senza guadagnarci cosa alcuna, umanamente parlando. Perché oggi come oggi c'è un detto, no? Che credo che sia pure in tutte le altre città, no? Qui a Messina, in dialetto, noi diciamo: niente per niente, nulla fa niente. È vero?
forse a nord diciamo niente per niente, nessuno fa niente. Ci fece la traduzione, no? Da siciliano. E il Signore invece proprio ha fatto tutto perché poteva lasciarci nei nostri falli, nei nostri peccati e nella morte eterna. Per esempio nel giardino dell'Eden avrebbe detto ad Adamo ed Eva, sentite, io vi avevo creati santi, giusti, perfetti, a mia immagine e somiglianza, anzi a nostra immagine e somiglianza, il padre poteva dire benissimo ad Adamo ed Eva, quindi adesso mi avete disubbidito, io vi avevo avvertiti che se aveste mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male sareste morti, ora peggio per voi, morite, basta, tanto io ho gli angeli in cielo e ho al mio amato figlio che è ubbidiente in ogni cosa, no, non mi pare, a livello umano. Ecco, vedete, perché non dobbiamo mai noi ragionare con la nostra mente e giudicare l'operato di Dio, perché umanamente parlando dice, ma scusa, che gliel'ha fatto fare il Signore? Lui l'aveva creata da Adamo ed Eva, peggio per loro, hanno mangiato, sono morti, stop. Invece ecco, no, l'amore di Dio, perché vedete non è stato solo, si è glorificato il Dio. Che bello quando il Signore mi dà sul momento di capire le profondità, ecco, di un'azione che compie il Signore, o che ha compiuto, che compie sempre. No? A questo punto, guardate, qualcuno potrebbe pensare, beh, il Dio lo ha fatto perché doveva riempire la terra, no? Di esseri umani, è giusto? Allora, quindi qualcuno può pensare, però vedete il Signore mi ha fatto capire, dice non è stato questo, perché è arrivato a un certo punto, io con gli uomini o senza gli uomini rimango Dio lo stesso, con gli uomini o senza gli uomini ho chi mi onora e chi mi serve in cielo. Amen. Invece sapete perché il Signore lo ha fatto? Gloria a Dio. Proprio è bellissimo, perché guardate, perché ci sono tanti punti dove l'uomo che ce l'ha con Dio, perché nel mondo quasi tutti ce l'hanno con il Signore, basta che una cosa non va secondo i loro proponimenti, allora ci occupo Signore. Ci colpa tu, la colpa ce l'ha il mondo, che è bugiardo, infame, è disonesto, è ribelle. Non ve la prendete con Dio, che ha fatto tutte le cose perfette, anzi perfettissime, alleluia, amen. Quindi l'uomo che vuole sempre scaricare la colpa al Signore e presentare Dio come un calcolatore, l'avversario che lo sgride l'Eterno, no? Che mette questi pensieri negli uomini che non sono ferventi, credenti veri, dice sì, ma l'ha fatto perché altrimenti la terra sarebbe stata tutta invasa dagli animali feroci, quindi Dio magari l'ha fatto in modo tale che l'uomo li tenesse sotto la sua guida, no? Dominasse sugli animali, no, neanche questo, perché nel momento in cui la morte entrò nell'uomo, la morte entrò in tutta la creazione, terra. Amen? Quindi gli animali sarebbero morti come poteva morire Adamo ed Eva, no? Come sarebbe morto lui, sarebbero morti loro, Adamo ed Eva. E quindi questo problema per il Signore non c'era, perché dice io distruggo l'uomo, gli animali e tutte cose, anche perché, ecco, guardate, sia glorificato il Dio, una dimostrazione che effettivamente con la caduta di Adamo ed Eva, con la loro quindi morte, anche tutto l'universo cambiò radicalmente. Amen?
cambiò radicalmente. Guardate che queste, che quello che sto dicendo sono cose che sto ricevendo sull'istante, eh? Non pensate che pensate che ce l'ho scritto, perché grazie al Signore me lo conto sempre, e tu dici che tu ti dico e io sremo su pubblico. Faccio, Signore, alleluia, ricordamelo sempre, in modo tale che io nulla tolgo e nulla, ma diciamo che è mai a lezione, ma adesso, Signore, però è sempre, bisogna essere cauti, umili e obbedienti con il Signore. Allora, perché? Vi spiego subito, sia glorificato il Dio. Non essendoci la morte, ecco, questa è una precisazione. Diciamo che il Signore altre volte ce l'ha detto, però questa sera me lo sto facendo dire in maniera forse diversa, ma sempre un risultato è quello. E allora, dice, ma scusa, se Adamo ed Eva non avessero peccato e non sarebbero morti, e tutti gli altri uomini, tutti gli altri esseri umani, dove sarebbero andati a finire, visto che Adamo era piccolina? No? Un immettemmo. Dove li aveva premessi il Signore? Guarda che non ci aveva pensato, Signore. Non ci aveva pensato. Invece ci aveva pensato. Perché dice, ecco, quando lui ha creato la terra, ha creato tanti altri pianeti. Ha creato l'intero universo. E nel nostro universo, a livello sia visivo che conoscitivo, uso questo vocabolario difficile, se ne trovate il tuo vocabolario non vi preoccupate, perché il Signore una volta mi ha detto anche questo: io ti farò usare dei vocaboli nuovi. Amen, gloria a Dio. Quindi come mi viene un vocabolo, patapoff, io sparo, lo dico, no? Alleluia. Come, allora, vi ricordate nella rivelazione, protoplasma, poi tutte quelle cose, ma che, vedete che manco me le ricordo più. Quindi tutti, molti di quei termini non si trovano, se voi li volete trovare, quei vocaboli, su internet, nei vocabolari, non li trovate alcuni di quei vocaboli che il Signore mi ha fatto usare. E lui me l'aveva detto, se vi ricordate, me l'aveva detto molto prima, che me l'aveva fatto dire in chiesa qui, gloria a Dio. E allora, quindi quando Dio ha creato la terra, non è che ha creato soltanto la terra. Noi e tanta gente fino a alcuni anni fa pensavamo che ci fosse soltanto alla terra, la luna, il sole, le stelle e poi basta. Invece no, il Dio ha creato l'universo e l'universo è pienissimo di galassie, amen. Ci sono, prima dicevano che c'erano milioni di galassie, ultimamente hanno detto che addirittura ci sono miliardi di galassie. E dovete voi immaginare, sapere che ogni galassia, quindi ci sono miliardi di galassie, ogni galassia contiene miliardi di stelle, di pianeti, satelliti e così via. Amen. Vedete che posto c'era? Vedete che il posto ci sarebbe stato dove mettere l'umanità immortale? Tu che dici? Come dici tu? Ma cala la testa, sì o no? Ma cala la testa. Allora posso dire, ragioni hai. Allora, insomma, vedete che io scherzo, che sogno come un pazzo per davvero, vai. Non è vero. Quale pastore ci scherza chi fratello della chiesa? E quale pastore pure ci misca? Io non mi misco, ma vorrei un provolo, no? E ogni provolo che dopo è peggio di una moffa, peggio di una legnata, c'è tutto, è vero? No? Quelli che l'avete ricevuto, no? E come diciamo, babà, non mi girano quasi tutte, no? Allora, ma scusa, un padre che ha i figli che fa? Non prora solo uno? Ne prora tutti a mano girando, è giusto? Perché pure sta scritto che Dio riprende quelli che ama, e flagella ogni figlio che gradisce.
Flagellare, sapete che vuol dire? Quello che la legge non ammette, la legge umana, eppur umanamente parlando, ma per dire come Dio è severo pure nei confronti dei disubbidienti. Flagellare vuol dire colpire a sangue. Alleluia. Amen. Perché dovete pensare che il flagello, almeno una volta lo faccio così, so così, no, ma ci saranno tanti tipi di flagelli. Addirittura era come una frusta. Mi state seguendo? Voi che siete ignoranti come a me. Che siete ignoranti come me? Perché gli altri lo sanno, no? Io parlo con gli ignoranti come me, no? Allora, dovete sapere che il flagello era composto come una frusta, e all'estremità della frusta c'erano tanti fili con attaccati dei pezzetti di ferro, di piombo, insomma di ferro, metallici. Quindi quando davano un colpo di quelli, era come quando trovavo un colpo di dattere, un ramo, non ci sono tutti. Quindi immaginavo, e quelle palline, quei pezzettini di ferro che c'erano attaccati a questo flagello, strappava la carne di dosso. Arrivava nelle spalle, nelle braccia, dovunque arrivava. Poi quando quello la tirava indietro, no, come una frusta, gli strappava la carne, gloria a Dio. Ecco, per dire quanto è Dio, eppure Dio è buono. Tutti sanno che Dio è buono, ma non sanno quanto Dio è un fuoco consumante. Che Dio riprende e flagella ogni figlio che gradisce. Per dire, non vi collate che sono io buono e vi faccio fare tutto quello che voi volete. Assolutamente, perché se necessario uso il flagello. Magari il flagello lui non lo usa. Sapete, dice, guarda, la prima volta da battia, la seconda volta da battia, la terza volta da battia, guarda, se le volevo mettere, si vede e me le volevo pensare. E signore, taglia, allora, mette la scure alla radice dell'albero, amen, e lo spazza via. Amen. Quindi allora, vedete, l'umanità si sarebbe estesa nell'universo. Se questi discorsi si sarebbero fatti, alcuni decenni fa, allora persino gli evangelici, no, i credenti, sì, un fratello di lui che sta dicendo tante cretinate. Come fa un signore Bipotta su altri pianeti? Come fa la tecnologia di oggi a far arrivare le sonde sui pianeti, per esempio su Venere, su Marte, addirittura fa girare queste cose intorno a Giove? A me come fa? E l'uomo vive nel peccato, nella presunzione. Se l'uomo fosse stato invece immortale, quindi senza peccato, lui sarebbe stato intelligente quasi quanto Dio. Voi capite? Quindi con la morte Dio ha ridimensionato tutto nell'uomo. Intelligenza, sapienza, cosa, altrimenti l'avrebbe sfruttata a fin di male. Grazie Gesù. Guardate che bella, in questo istante, che bella pure rivelazione da parte del Signore. Ci vedi? Alleluia. Perché avevo raccomandato ad Adamo ed Eva di non mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male. Perché, alleluia, loro conoscendo il male, con quella intelligenza che io gli avevo dato all'inizio, all'origine, l'avrebbero sfruttata a fin di male pure. Quindi guardate quanto danno. Allora il Signore già aspetta, ritira tutta quella sapienza che gli aveva dato inizialmente all'uomo, in modo tale che lui non la sfrutti a fin di male, avendo ora conosciuto il bene ed il male. Ci siamo? Alleluia. Infatti guardate, Abbachita la massia, alleluia, 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 alleluia. Mi sento trasportato fino al cielo, alleluia. Guardate infatti per quanti, possiamo dire milioni di anni,
che esiste l'uomo, no? Perché mi pare che una volta ho letto in un posto che dice l'uomo risale, l'essere umano risale a qualche 650 milioni di anni fa. Pensate voi, se questo è, perché l'uomo è, diciamo, ha un dietro di sé, ha lasciato una lunga strada, no? Alleluia, per arrivare ad Adamo ed Eva. Quindi, come hanno detto, qualcuno, non ricordo dove l'ho letto, dice che l'uomo, ecco, risale, come per esempio la Terra risale a circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. La Terra, 4 miliardi e mezzo di anni fa. L'universo, 14 miliardi di anni fa, circa 14, non mi pensate, quindi la Terra rispetto all'universo, secondo gli scienziati, è novellina. L'uomo rispetto alla Terra, puro novellino. Allora, perché la Terra risale a 4 miliardi e mezzo, l'uomo a 650 milioni, guardate che differenza che c'è. Dice, allora, perché, vedete, la Terra ha avuto bisogno, perché siccome il Signore è eterno, premura non ne ha in nessuna cosa, allora giustamente lui ha permesso che la Terra si evolvesse nel tempo. E per potersi evolvere in una maniera completa e perfetta, il Dio ha stabilito, per esempio, 4 miliardi di anni. E meglio. Vogliamo per l'uomo, 4 miliardi di anni. Guardate, fratelli, ve lo dico in verità, queste sono cose, le sto ricevendo ora. Come io le sto ricevendo, ve le sto riportando a voi. Allora. Quindi il Signore ha permesso, ripeto, che in questi 4 miliardi di anni la Terra come ho detto prima, si evolvesse. Ecco, cioè, perché prima, inizialmente, era una palla di fuoco incandescente, allora, che immersa poi nelle acque, perché Dio creò i pianeti nelle acque, tant'è vero che su tutti i pianeti c'è acqua, come il Signore mi aveva fatto dire anche 40 anni fa. 40 anni no, ma anche 35 anni sì. Alleluia. Su tutti i pianeti, allora il Signore mi aveva detto che su tutti i pianeti c'è acqua, perché lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque inizialmente. Ci siamo? Alleluia. E allora, l'uomo, vedete, se avesse praticamente, ecco, no, però prima voglio precisare. Allora, tant'è vero che, come stavo dicendo un po' prima, che l'uomo, che Dio ha ritirato la sua sapienza e intelligenza dall'uomo e lo ha lasciato a livello puerile. I più piccirini mi guardano e dicono, vuole dire puerile? Piccirini, carusitti, a livello di piccirini, cioè... Lui gli ritirò tutta quella sapienza, come gli ritirò l'immortalità, gli ritirò all'uomo l'intelligenza, la sapienza, in modo tale che l'uomo, ripeto, non la sfruttasse a fin di male. Gloria a Dio, grazie papà, alleluia. Come Dio ritirò da Adamo ed Eva, che cosa? L'albero della vita. Amen, che ha messo subito a guardia i cherubini, alleluia, amen, affinché, dici, non si avvicinassero all'albero della vita e mangiandone vivessero per sempre. Allora il Signore dice, aspetta, voi avete peccato, ora fermatevi, perché se vi avvicinate e mangiate adesso, che avete peccato, anche il frutto dell'albero della vita, vivrete in eterno. E io non posso farvi vivere in eterno nel peccato. Alleluia. Non posso lasciarvi in mano del serpente, del diavolo. Ci siamo, gloria a Dio.
Alleluia. Allora, Signore, aspetta. Alleluia. Ordina, alleluia. Dice a suo figlio, all'angelo dell'Eterno: figliuolo, chiama i serafini. Alleluia. Metteli a guardia dell'albero della vita affinché l'uomo e la donna non si avvicinino più. Ecco, vedete, ora lavorerai col sudore della tua fronte e la terra ti produrrà spine e triboli, disse ad Adamo. Vedete, perché prima con l'intelligenza l'uomo non avrebbe sofferto. Amen, gloria a Dio, a coltivare la terra. Non è che il Signore, quando gli ha detto ora lavorerai e mangerai il pane col sudore della fronte, prima di questo il Signore aveva detto ad Adamo: sai che fai? Ora se sdrai per terra, si mette a mano sulla testa, hai amma scavalcione e sbadigli da mattina alla sera. No, perché Dio l'aveva messo per lavorare, diciamo, il giardino dell'Eden. Amen. Però il lavoro che avrebbero dovuto fare Adamo ed Eva e tutta l'umanità sarebbe stato una delizia. Significava deliziarsi, perché la terra avrebbe prodotto in una maniera meravigliosa. Tutti gli altri pianeti, sugli altri pianeti ci sarebbero stati fiori, ci sarebbe stato grano in abbondanza, alberi da frutto dappertutto, nell'universo, uomo, alleluia, gloria a Dio. Ora, ecco, con la sapienza e l'intelligenza primiera di Dio donata all'uomo, costruisci questi mezzi di trasporto supersonici, affinché tu ti possa spostare da un pianeta all'altro, da un... ci siamo? Riesco a farmi capire? Mi avete capito sì o no? A se pensi stai un minuto e basta. Mi avete? Ecco, tutte quelle, diciamo, tutti questi, vedete, gloria a Dio, ma il Signore mi sta aggiungendo, quindi non mi fa male, non mi posso fa male. E allora, dice, sì, ma uno sulla terra, come arrivava a Giove, tante altre cose, Ma se gli altri pianeti avessero avuto le stesse sostanze della Terra, anche sugli altri pianeti ci sarebbero stati i combustibili. È giusto? Tu che fai a scuola? E c'è lo professore, ti dice, hai un professore, andati, ma chiesa non vai, non vuole piccare lì. No, ma io sapevo fare il suo mestiere. Ma... Allora, non lo degradiamo. Quindi, vedete, vi spiego subito com'è. Infatti, perché gli scienziati, sapete cosa dico? Che per poter raggiungere altri pianeti, per esempio Marte o Venere, loro avrebbero bisogno, per esempio sulla Luna, poi su Marte, delle stazioni dove dalla Terra arrivano, per esempio su Marte. Su Marte, essendoci una stazione, diciamo, tale da ospitare quelli che vanno là sopra, prenderebbero quindi i materiali, perché si trovano, per esempio, su Marte, allora è da lì partire e raggiungere, ma capite? Alleluia. E come? Allora, aspetta, va. Che devo portare un esempio, ripeto, a quelli che sono ignoranti come me, Laura no, ne educamo. Allora, per esempio, uno deve andare a Milano, no? Ci siamo? Dove andare? Allora, a Messina noi non abbiamo l'aereo, è vero? Allora, che facciamo? Che facciamo? Ne stiamo a casa, dice. Va bene. Allora, da Messina, no? Che facciamo? Se abbiamo la macchina, con la macchina andiamo a Catania oppure a Reggio. Amen? Ci siamo? L'esempio è stato capendo? Se non lo capite, se ci sono bestie mie, Fate attenzione. Allora, e allora, noi prendiamo la macchina, quindi da Messina, quale volete pigliare, Reggio o Catania? Catania? Che siete ruffiani di catanesi? E allora, quindi... Uno che fa? Prende la macchina, e che cosa fa? Da
Messina, si sposta e va a Catania. Da Catania prende l'aereo e va a Milano. È giusto? Allora, dalla Terra vado su Marte. Su Marte mi piglio l'aereo e vado su Venere. Di Venere piglio l'aereo e vado su Giove. Oppure da altro pianeta. A me ci siamo, sono riuscito a farmi capire. Tanto dici non moro mai. È giusto. E guarda, sorella ride bassura. Ma ridete tutte, ma pigliate in giro? No, no. Dalla gioia ridete, vero? Eppure io. Allora, capite come si sarebbe... Non è che l'uomo immortale sarebbe stato munito di ali, no? E si è cominciato a volare. No, ecco, con i mezzi. E poi, per esempio, no, quelle di Marte, no? Perché poi ci sono questi mezzi di comunicazione. Allora dice, pronto Terra, pianeta Terra. Dice, sì, ditemi, fratelli di Marte. Dice, senti, canne manco per solio. Ah, va bene, ora andiamo con un missile qua. Ah, ci siamo. E viceversa. Quindi, le cose, diciamo che Dio avrebbe creato ogni cosa e uno sul proprio pianeta avrebbe trovato di tutto. Però, vedete, ci sarebbe stata pure questa collaborazione. E ripeto, essendo immortale, per esempio, ecco, quelli che dicono che ci sono i marziani, no? Gli UFO, no? Ecco, lì invece di UFO sarebbero state persone vere. Scende uno su la terra, dice, ehi, pace, fratelli. Dice uno, sì, vengo dalla lontana galassia, così, 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 così. Ah, sì, e quanti anni ha? Ah, no, miliardi d'anni luce. Ma tanto non moriamo nudo, tanto tempo l'avemmo. Amen. Guardate che lo sto mettendo su un piano scherzoso, ma è verità, le cose si sarebbero svolte in questa maniera. Abba, chita la massima. Perché poi, vedete, alleluia, ecco perché l'universo è immenso, è infinito. Capite? Ecco perché ci sono miliardi e miliardi di galassie. Ecco perché tutto questo. Perché sarebbero serviti per la vita dell'uomo immortale partendo dalla Terra. Oppure può darsi che il Signore li avrebbe pure creati là sopra. Cioè, non vogliamo entrare ora in ciò che Dio avrebbe fatto. Intanto può darsi che l'umanità sarebbe partita solo dalla Terra. Amen. Che poi si sarebbe, diciamo, diffusa. Come che due sole persone, Adamo ed Eva, in che era la Terra, che oggi non sappiamo più non a mettere, no? E ci ha morti. Se non ci fosse stata la morte, facciamo scogli che da. No, come supporre il suo all'autobus, che uno manco si può muovere. Quindi, vedete, sia glorificato Dio, le meraviglie di Dio. Vedete cose belle che c'è. Allora, seguite attentamente. Quindi Dio, avendo ritirato la sapienza, l'intelligenza all'uomo, non gli ha permesso, ripeto, di costruire questi mezzi perché avrebbe costruito delle cose proprio orribili. Amen? Con il peccato. Alleluia. Allora il Signore gli ritira l'intelligenza, gli lascia quel tanto quanto può l'uomo per vivere sulla terra, per fare cosa? Tant'è vero, guardate, gloria all'Altissimo. Secondo gli scienziati, l'uomo quindi è venuto all'esistenza circa 650 miliardi. Poi, sapete, gli scienziati modificano, correggono, ecco, però l'uomo non è nato subito sulla terra, perché prima Dio ha fatto tante altre cose. E prima di noi il Dio ha creato anche la vegetazione, ha creato i mari, ha creato i pesci, le acque, amen, ci siamo. Allora, guardate quello, la cosa bella che il Signore mi ha dato da capire. Dice, vedi, se io gli avessi lasciata l'intelligenza all'uomo, quindi l'avrebbe sfruttata a fin di male. Amen? Quindi ogni cosa che lui avrebbe fatto, l'avrebbe fatta a fin di male. Giusto? Oh. Allora, il Signore, quindi, 650 milioni di anni fa,
fino, non voglio andare oltre, fino a circa 50 anni, 60 anni fa, che cos'era l'uomo? Che 70 anni fa, io ero bambino, no? E per andare in America, una persona per andare in America, canavi, ci impiegava 40 ionna. È vero? Quindi una lettera che mia nonna ci scriveva a sua sorella che era in America, no? Scriveva questa lettera, no? E quindi sta nave partia e ci impiegava 40 giorni per arrivare in America. 40 andata, 40 del ritorno, e doveva scrivere, rispondere subito mia zia, no? Quindi se ne andavano già 80 giorni, quindi 100 ionna quasi. Alleluia. Amen? Ci siamo? E sapete quanto sono 100 giorni quasi, no? Sono 6 mesi. 30, 60, 90. Quindi una lettera per andare in America e ritornare ci impiegava 6 mesi. Che uno poteva crepare. Se aveva bisogno di qualche cosa di urgente. Allora poi che cosa diciamo è successo? Ecco, che hanno inventato gli aerei, non solo per fare la guerra, ma anche gli aerei da trasporto. E allora incominciarono a fare, dice, quando uno andava apposta, no? Mi state seguendo? Picciriddi e gente ignorante come me, avanti. Cosa hanno fatto? Uno andava alla posta, dice devo mandare sta lettera in America. Dice a vole normale o via aerea? È vero? Chiedi che siete figliolo come a me. Chi avete i capelli bianchi e i denti che vi mancano? Non era così la cosa? Oh no! Quello se voleva che una lettera arrivasse prima, doveva inviare la via aerea. Io francobollo costava, che sai, di più. Guarda quanto cose ci stanno insegnando a questi piccerini, vai. Non ruota a nauso come a me, vai. Manco un tallo di Pasqua. E allora, voi capite? Vedete? Oggi, dopo 70 anni, e anche prima, io parlo come oggi, no? Dopo 70 anni, quanto ci piega un aereo per arrivare in America? Caramba, non ci va nulla, si fanno solo i crociere per 7 metri e poi sbattono chi con l'iceberg. A me? Ah? 7 ore. Allora, e allora, 7 ore, no? Se noi avessimo detto 70 anni fa, sai, faranno mezzo, 37 ore arriva in America. Sì, ci vanno 40 ore a canale, 7 ore. Amen. Gloria a Dio. Quindi per arrivare quindi in America a canale, quasi quasi se andavo un mese e mezzo. Un mese e qualche cosa, 40 giorni. Amen? Gloria a Dio. Vedete le assurdità di allora come sono realtà invece oggi? Amen? E che voi che pensate? Che 7 ore con i mezzi che ci sono adesso, ma costruiranno, ecco l'intelligenza umana, costruirà dei mezzi che invece ci sta 7 ore capace che da 4 ore chi non arriva. C'erano prima? I Concorde, mi pare che erano, vero? Sì. Guarda, mi muzzicai la lingua allora, vedete che... Io ho detto 4 ore, in verità non lo so. A me, vedete che allora ancora i mezzi
grazie all'intelligenza umana, se gli fosse rimasta l'intelligenza all'uomo iniziale, vedete quindi che gli spostamenti sarebbero stati così veloci, gloria a Dio. E poi ripeto, se uno vive nell'eternità, che premura ha Mario? In un posto ma arriva prima che la sa la caffettiera che sta facendo caffè, non penso, no, quindi non ci fa niente, è giusto. Quindi l'eternità, tanto dice, sarebbe, e uno si deliziava, gloria all'altissimo. Quindi a questo punto allora il Signore che cosa ha fatto? Gli ha ritirato, allora l'uomo è rimasto, vedete, come in un certo senso come in letargo, amen? Per quindi 650 milioni di anni l'uomo è rimasto come in letargo con la sapienza, con l'intelligenza, e il Signore l'ha mollato un pochettino, poveri 100 anni da quando Guglielmo Marconi cominciava a inventare la radio lì, no? Vorrei passare 100 anni. Ci siamo, eh? Quindi vedete nell'arco, guardate nell'arco di 100 anni, che Guglielmo Marconi inventò la radio, nell'arco di 100 anni gli scienziati, quelli della NASA, ricevono i segnali dallo spazio che hanno mandato fratelli, a cosa doveva dire a Guglielmo Marconi? L'uomo non è stato sempre lo stesso, non è stato sempre lo stesso, gli mancava l'intelligenza, la sapienza. Qualcuno mi dirà, e il Signore perché ora ci sta dando? Infatti vedi tu il Signore che gli sta dando ora cosa? Guarda, hanno fatto la bomba atomica, costruiscono armi nucleari, vedi che l'intelligenza la sfruttano a fin di male e non solo a fin di bene. Perché? Perché hanno conosciuto il bene e il male. Ci siamo, alleluia. Dici però il Signore ora glielo sta dando, la risposta perché il Signore glielo sta dando in questi ultimi tempi, perché dice il Signore, io vi dimostro cosa avrei fatto con voi esseri umani. Vedete che intelligenza vi avrei dato. Vedete, io sono colui che dona l'intelligenza, la sapienza, e per 650 milioni di anni tu uomo sei stato, non che discende da scimmia, ma come a scimmia io ti faccio stare. Amen, alleluia. Gloria a Dio. Mi capite? Allora il Signore perché lo sta dando in questi ultimi tempi, cioè da circa 100 anni in poi, da quando Guglielmo Marconi insomma ha incominciato lì con le onde radio, eh? Perché siamo quasi alla fine del mondo. Allora il Signore dice, vedi uomo, vedi, io ti dimostro che se vi avessi dato l'intelligenza, voi già l'umanità l'avrete distrutto. L'ozono, i ghiacciai che si sciolgono. È vero o no? Perché cosa? Emissione di anidride carbonica. Inquinamento atmosferico. E i ghiacciai si sciolgono. Non è vero questo? Vedete, questo a che cosa? Grazie all'intelligenza che Dio ha dato all'uomo, però conoscendo il male ed il bene. Alleluia. Ci siamo? Alleluia. Vedete? Alleluia. Ecco, quindi è stato il Signore stesso che ha lasciato l'uomo, tipo il letargo, ne ha fatto risvegliare da 100 anni in su. Ora, la stessa cosa sta facendo con gli insegnamenti, fratelli, l'Apocalisse, questi discorsi. Fratello, quando io avevo 20 anni, ma quale 20 anni? Fino a qualche 20 anni fa, 10 anni fa, no, 10 anni, fino a 20 anni fa, fratelli, questi discorsi nelle chiese non si facevano. Dice, fratello, tu come sai? Oh, come lo so? Perché io
ero credente, frequentavo le chiese, no? Quindi lo so che questi discorsi non si facevano. Perché? Perché, fratelli, perché se gli anziani avessero fatto questi discorsi, quelli seduti, ignoranti come me, no? Avessero cominciato a sbadagliare se non avessero uscito dalla chiesa. Il duclino invece, la caramellina, il cioccolatino. Ma ora che il Signore ci sta facendo crescere, allora dice, basta con beberon, basta che con le caramelline e i cioccolatini. Ora attingete alle fonti dell'acqua della vita, della sapienza di Dio, dell'intelligenza di Dio, che iniziò con la rivelazione delle origini dell'universo. Vedete che cose meravigliose, Ma ve ne state accorgendo il piano di Dio come si sta svolgendo in una maniera meravigliosa? Alleluia. Gloria all'Altissimo. E qui, diciamo, mi fermo. Gloria a Dio. Signore, ad ammaestrarci, Signore a unirci, Signore nello spirito, Signore per sentirci veramente una vera famiglia, perché Signore in cielo, Signore saremo una famiglia, Signore, e tu Gesù l'hai detto un giorno, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Ecco, coloro che avranno fatto la volontà del Padre mio, mi saranno fratelli, mi sono fratelli, sorelle e madre. Gloria al tuo nome, è questa famiglia che ricerchiamo del continuo, questo pari sentimento. Padre nostro, concedici questa grazia nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, amen, amen, amen.